Parte oggi un progetto di straordinaria importanza per tutto il territorio della Romagna. E grazie al bando emesso da ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, possono aderire, nel caso della Romagna, tutti i territori che ne fanno parte. Capofila di questo progetto è il Comune di Rimini, per l'esperienza avuta in questi anni sulla pianificazione strategica, ma insieme con lui anche il Comune di Ravenna, il Comune di Forlì Cesena, tutte le unioni dei comuni del Ravennate e molti dei comuni singoli aderenti agli altri territori hanno sottoscritto l'accordo per far partire questo percorso di partecipazione. È un'occasione molto importante questa, perché il nostro territorio, il territorio della Romagna, può portarsi a casa nel lasso di tempo di 11 mesi nei quali lavoreremo su questo progetto, un progetto di visione strategica, quindi l'indicazione di quali sono gli assi concordi a tutto il territorio della Romagna sui quali sviluppare i progetti e con i quali poi catturare le straordinarie risorse che in questo momento i territori sono in grado di raccogliere. Non solo questo, i comuni dei singoli territori, grandi e piccoli, devono imparare a lavorare sulla pianificazione strategica perché l'Europa chiede questo per poter finanziare poi i progetti e quindi c'è un percorso anche di formazione per una parte della struttura tecnica, dei funzionari, dirigenti dei comuni partecipanti al progetto per costruire questo percorso. Insieme arriveremo a costruire un modello di governance unico in Italia, perché da nessun'altra parte d'Italia, fra i bandi partecipati ad ANCI, qualcuno si è impegnato a realizzare un progetto di area veramente vasta come il nostro. Al massimo sono progetti che sono rivolti all'ambito singolo provinciale di una provincia. E faremo scuola quindi anche sul territorio italiano per modelli di governance innovativi, come è giusto che sia da una regione innovativa come la nostra. Dobbiamo cercare, ambire a questa pianificazione strategica. Lo dicevo prima, nel comune di Rimini questo ha dato, credo, ottimi risultati, ma il risultato più importante è stato quello di condividere una traiettoria di sviluppo, io condividerla con l'associazionismo, con le categorie economiche, ovviamente con tutte le istituzioni coinvolte. E i risultati sono stati positivi. Io credo che davvero la nostra Romagna possa intercettare al meglio le tante risorse che ci sono, che possono derivare dall'Europa, attraverso un lavoro che possiamo fare insieme. Quindi credo che oggi davvero sia un avvio di un percorso. Ringrazio ovviamente il Rettore per essere oggi qui con noi, ed è un segno tangibile di come un lavoro non possa prescindere, un lavoro insieme, anche dalla presenza dell'università e quindi delle competenze che voi saprete darci ed affiancarci. Sono molto contento che questo progetto possa rappresentare un punto di partenza di una collaborazione ancora più estesa che porti tutti noi, enti territoriali, università, sulla stessa direzione, in maniera tale da lavorare insieme nei prossimi anni su tutti i temi: ricerca, didattica, territorio, rapporti col territorio, terza missione. C'è anche la delegata alla terza missione qui presente, e questo testimonia ancora una volta quanto noi ci crediamo a questo progetto, alla realtà territoriale e alla crescita dell'università insieme ai territori, perché questo è il punto più importante dal mio punto di vista da portare avanti nei prossimi anni. Da questo piano veramente credo che dovremmo avere lo sforzo di definire quelle due, tre grandi progettualità, che non subiscano, diciamo, gli effetti del vento, del cambio degli amministratori, del cambio, diciamo, anche delle sensibilità dell'opinione pubblica, dove magari ci sono temi che per una fase vanno più di moda, per un'altra fase vanno meno di moda, quindi vengono o celebrati o accantonati. Ecco, le grandi progettualità sono quelle, diciamo, che uniscono i territori, uniscono anche sensibilità politiche diverse, uniscono città che comunque hanno identità anche diverse fra loro. Romagna Next è il passo in più che facciamo, non per unire un servizio domani mattina e rispondere a un bisogno, ma per guardare al futuro. Quindi
cercando di stare su un livello di pianificazione alta, prospettica, proiettata al futuro e avendo il coraggio di, come dire, convenire su quelli che sono gli obiettivi, come diceva Michele, che non rimetteremo in discussione ogni volta che può cambiare un assetto, un'amministrazione nel nostro territorio. Questo è lo sforzo, secondo me, che dobbiamo essere capaci di fare con coraggio. Abbiamo costruito sotto la guida di del professor Brasini qua a Rimini, ma in tanti campus vicini, molto di fresco e di nuovo, che magari no, portavamo anche a Bologna. Adesso mi trovo a rappresentare l'Ateneo con una storia che sa di Romagna, perché voglio dire, continuerò peraltro a insegnare qua. E quindi mi è ben chiaro, e sempre vorrei entrare più in questo, di come questo progetto porterà l'Università di Bologna a colloquiare ancora di più con le istituzioni e i cittadini, a mostrare quanto può essere importante fare rete, stare insieme per il bene della società civile che ci circonda. Quindi vi ringrazio molto, perché questi sono i progetti che fanno bene a chi li organizza, a chi ci sta, a chi diffonde conoscenze e competenze, ma fanno bene alle persone. Quindi veramente grazie a tutti. Noi dobbiamo individuare 4-5 punti strategici e creare una cornice all'interno della quale ci possiamo poi mettere le nostre particolarità, ma soprattutto un'idea comune di Romagna. Condividiamo questo, cerchiamo di trovare un punto di partenza importante mirando in alto, e sicuramente grazie a questo strumento la nostra regione, io la chiamo regione anche se c'è un trattino, avrà sicuramente tanti attu da spendere in questo momento. Ritengo che la Romagna non si faccia con un accordo fra i quattro sindaci dei comuni capoluogo. La Romagna si fa se si fa partecipare tutto il territorio e le comunità, un'idea forte di sviluppo che coinvolga tutto il territorio e quindi tutte le comunità. Voi l'avete detto, questa è una sfida, è la sfida vera che dobbiamo cogliere, è l'opportunità che dobbiamo cogliere. Considero, le dico l'ultima cosa, questo progetto come parte integrante del progetto che noi come provincia stiamo gestendo, che ci porterà alla sottoscrizione fra pochi giorni del patto per il lavoro e per il clima che abbiamo voluto anche sul nostro territorio, che dà luogo anche ad un'idea strategica di sviluppo e di progettazione in relazione alle grandi opportunità che abbiamo di fronte. Noi siamo qua per confermare la collaborazione di sempre, per essere disponibili per fare buona governance e per sperimentare questo metodo che sicuramente, lo dico perché normalmente vengo fornito di numeri dai miei collaboratori, che attraverso le risorse del FESR, 410 milioni di euro, e quelle dei vari bandi europei 21-27, arriveranno in Emilia-Romagna qualcosa come 1.024 milioni. E quindi è un'occasione veramente importante per mettere a frutto le buone pratiche che già Ermeti ha fatto partire con successo all'interno del territorio di Rimini. Il mio grande sogno, sì, d'accordo, per una strategia di Rimini sempre stato un caso d'aula, dico, però il mio grande sogno è quello di un domani arrivare lì, veramente faremo bingo, perché praticamente arrivare a un piano strategico di area vasta Romagna. E oggi il sogno è all'inizio, quindi sono emozionatissimo perché ho il privilegio appunto di coordinare una selezione di colleghi, tutti esperti nelle loro materie, che sono stati chiaramente individuati dai miei colleghi presidenti di campus. Quindi io credo che veramente c'è qui un impulso, un DNA che potrebbe favorire, spero favorirà quasi sicuramente, la capacità progettuale che serve oggi in tempi molto brevi, come è stato ricordato, per andare a utilizzare e impiegare in migliore di modi queste risorse che ovviamente sono straordinariamente elevate e non capiterà più, penso, una cosa del genere. Poi quindi ben lieto di appunto far parte di questa grande squadra e darò il mio meglio. Grazie ancora.